30 giugno, per i Galatinesi è San Paolo. Per i Galatinesi è San Paolo. E noi invece siamo nella chiesa della Dolorata col priore. Grazie. Perché dobbiamo illustrare un'iniziativa particolare che è la prima volta che viene attuata, no? Certamente, la prima volta che viene attuata c'era stata richiesta e noi l'abbiamo approntata anche se abbastanza frettolosamente. Intanto percorriamo... In pochissimi giorni abbiamo messo su, anzi in due giorni, sabato e domenica della settimana scorsa, abbiamo messo su questa piccola mostra di foto storiche e dell'altare della chiesa, delle processioni che ci sono state della Dolorata nel Sabato Santo. Guarda, io approfitto perché voglio far vedere, io insisto sempre, questa poltrona è una reliquia, perché su questa poltrona si è seduto Giovanni Paolo II nel 1980, quando, nell'ottobre dell'80, quando è venuto a Otranto in visita pastorale. E anche in aeroporto. Ma noi abbiamo anche la tavola. In aeroporto, sì, lo so. Ma... Io chiedo scusa se passo, però ecco, la targa è qui. Allora lasciamo, tanto ci credono. Era solo per sottolinearlo che chi viene nella chiesa della Dolorata non può non guardare questa sede. Ecco, quindi poi c'è l'altare. L'altare cominceremo nei primissimi giorni di luglio, l'avvio dei lavori di restauro, ma adesso parliamo soprattutto di lavori strutturali. Cioè bisognerà scavare, togliere i lastroni di marmo qui, scavare e creare delle botole che daranno su via Turati dall'altro lato della strada, per creare una reazione che impedirà al salmastro di salire. Quindi la notizia di servizio è che la chiesa rimarrà chiusa. La notizia di servizio è che le celebrazioni nei mesi di luglio e agosto, sabato e domenica, non ci saranno per via di questi lavori. Riprenderemo domenica 5 settembre. Allora, cominciamo la mostra. Ecco, qui ci sono alcune foto anche della statua della Madonna, dell'altare così com'era tanto tempo fa. Queste sono foto storiche. Qua abbiamo di spalle il signor Bellone e il signor Ancora con il vescovo Monsignor Poglio. Sì, magari poi queste foto sì, poi chiaramente le faremo vedere meglio. Diventeranno più disponibili. Ecco com'era prima l'altare, se vuoi inquadrarlo adesso. Sì. Com'era prima l'altare? C'era questo trittico di puttini qui, di angeli, che adesso non c'è più. E la statua della Madonna si è abbassata, mentre prima arrivava sino a sfiorare la cornice dorata. Sì. La cornice dorata, che è dorata come l'oro di Bologna, che si fa rosso per la vergogna, questo ormai si è fatto proprio scuro. Non è d'oro, come possiamo vedere, sembra i saggi che sono stati effettuati sono in porporina di argento e oro. No, è argento e oro. Ho capito. Qualcuno è andato al di là dell'oro. Quindi torneremo poi, perché faremo un servizio particolare sull'altare. Esatto. Qui ci sono altre foto storiche. Allora, noi abbiamo da un lato le foto storiche della processione. Queste sono foto del 1960 e del 1964, le prime che stiamo vedendo. E questa è del Cristo morto e della Desolata, le autorità, come al solito. Il vescovo era allora Monsignor Poglio, che adesso purtroppo non c'è più, il suo segretario, Don Mario, che era il rettore allora della chiesa, Don Mario Rossetti. Allora proseguiamo, qui c'è la statua del Cristo morto, vabbè, che quella va in processione, sì. La possiamo far vedere perché comunque è nella teca. Altra foto degli anni 60, qui siamo nel 1964. Allora, 60 è il primo anno, 64 e poi qui abbiamo alcune reliquie, la statua della Desolata, con un abito particolare, però con un abito diciamo feriale, da grandi occasioni, anche questo ci è stato donato, anche il velo è stato fatto recentemente, e il vero abito poi, cioè quello più prezioso, quello in oro. Ah, questa è una reliquia dei martiri di Otranto. Esatto, e questa è una reliquia a fianco di Santa Gemma Galgani.
che è uno dei santi legato alla Dolorata. Lo vedremo, perché la statua di Santa Gemma Galgani è in esposizione. Qui ci sono altre una reliquia della Santa Croce e soprattutto questi libri preziosissimi che sono in latino. Noi uno l'abbiamo chiuso per far vedere com'è l'esterno, è in argento e velluto rosso come puoi ben vedere la scrittura all'interno è esclusivamente in latino. In latino. Questo è l'abito storico della Desolata che va in processione il Sabato Santo. Perché lo togliamo dalla statua della Madonna? Perché purtroppo l'usura del tempo ci sta dando qualche problemino. Va restaurato ogni tanto, anche questo. Queste sono foto più recenti, infatti abbiamo Monsignor Antonio Antonacci, nostro rettore, il vescovo che intanto era Monsignor Vincenzo Franco, abbiamo i sacerdoti qui un po' più giovani, un Don Enzo Pisanello, un paio di vescovi. No, uno sicuro è questo qui, Don Enzo Pisanello. Questa è la statua di San Gabriele. Questa è l'ultima rappresentazione dell'ultima cena del Giovedì Santo di quest'anno 2010. L'altare maggiore, sì. Questa è la statua di Santa Gemma. Questo è un prezioso piviale, anche questo va restaurato, è tutto ricamato in oro, così come la tovaglia che è sull'altare. Ed è una rarità. Veniamo al vero e proprio tesoro. Veniamo al vero e proprio tesoro. Quella è una parte. Un copripisside. Esatto. No, non è un copripisside, è un velo merale. Un velo merale recuperato e riadattato ovviamente per mettere in risalto l'ostensorio in argento massiccio, risale al 1813. Questo calice è preziosissimo, pure cesellato, tutto in argento, cesellato finemente. Poi una reliquia dell'abito della Beata Vergine Maria e questa croce è molto importante, perché questa croce è molto antica ed è 1800 ed è d'argento. Ovviamente tutta questa oggettistica sacra è conservata in tempi normali in cassaforte. Dotata di allarme, dotata di sistema di allarme abbastanza sofisticato, sì. Ecco, qui cominciamo già ad avvicinarci agli anni recenti, come rappresentazione del Sabato Santo. Quante persone sono venute a visitare la mostra fra la vigilia e il giorno di San Pietro? Beh, orientativamente, stando alle cifre e anche alle richieste che ci sono state, noi abbiamo anche consegnato i libri della Dolorata. Ecco, queste sono, ti rispondo subito dopo, queste sono varie rappresentazioni dell'ultima cena del Giovedì Santo nei vari anni. Prima, come possiamo vedere, l'altare non si vedeva proprio, infatti ci sono molti galatinesi che non conoscono l'altare perché venivano a vedere i sepolcri e vedevano i cosiddetti sepolcri, vedevano queste bellissime rappresentazioni. L'ultima cena ce l'abbiamo ancora qui esposta, sì, sopra, sì. Però proprio per far vedere l'altare adesso e la sua bellezza, e poi soprattutto quando sarà restaurato, speriamo di avere i contributi necessari. Ecco, chiudiamo. Perché questo già, ecco, qua siamo negli anni 90, cioè l'altro periodo, 93-94, l'altro periodo in cui io sono stato presidente, abbiamo cominciato a esporre. A far vedere la sì, quante persone vedere. Dicevamo allora? Almeno 500 sicuramente. Donato ci può dare conferma? Ci chiedeva il numero di persone che sono passate a visitare la mostra, più o meno. E oltre. Benissimo, quindi è un'iniziativa da ripetere. È un'iniziativa che ha avuto successo e che anche molti galatinesi hanno apprezzato, perché non conoscevano, non erano a conoscenza dell'esistenza di tante belle cose che abbiamo in questa chiesa. Benissimo, grazie.